Il programma è offerto da Cantina di Negrar. Luciano Centomo Arredamenti. L'uomo mobile è solo a Grezzana di Verona. Bellini, particolare e inconfondibile. Ben ritrovati a Villa Pellegrini Cipolla, Castion di Costermano. Anche oggi con Massimo vi faremo scoprire una ricetta con due prodotti tipici veronesi. Gli asparagi di Rivoli, visto che ormai la stagione si sta piano piano avvicinando, e il formaggio Monte Veronese. Massimo ci preparerà un risotto. Con quali ingredienti? Vediamolo insieme. 320 g di riso vialorenano, 400 g di asparagi verdi, un porro, erba cipollina, un bicchiere di vino bianco, 100 g di Monte Veronese, 50 g di panna fresca, un tuorlo d'uovo, amido di mais, burro, grana, sale, pepe e olio. E ora vai Massimo! Risotto, asparagi verdi, cipollina, uova, un piatto indubbiamente che parte dalla tradizione ma anche curioso. Prendiamo della cipollina, andiamo subito in cottura con il nostro risotto, un po' di porri, prendiamo subito l'asparago verde. Utilizziamo solo per la cottura del risotto le punte. Quindi prendiamo il riso, utilizzo naturalmente il resto sul territorio, tassativamente vialone nano. Vado a porlo nella mia padella. Sono partito subito con l'aspargo perché chiaramente deve andare in cottura e quindi richiede qualche 5-6 minuti in più della cottura del riso. Andiamo a preparare adesso una crema al Monte Veronese. Andiamo a grattugiarlo nella padella, rafforziamo con un po' di parmigiano, naturalmente della panna. L'asparago verde è una pianta erbacea, viene catalogata come tale, diciamo che è una pianta spontanea come i bruscansoli vicentini o le nostre asparagine, è nata prima dell'asparago bianco, anzi vi dirò che nel 1200 per errore umano, dovuto al fatto di una raccolta tardiva, si è scoperto questa radice che inizialmente era appunto l'aspargo, però dura. E, lavorata e coltivata in terreni più adatti, quindi più umidi, più morbidi, poi siamo arrivati al vero sapore dell'aspargo, quindi anche quello nostro qui di Rivoli, come questo asparago verde, è conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Controllo la mia crema di Monte Veronese, aggiungo una presina di amido di mais che mi aiuta per la densità, per aggiungere la densità. Mantechiamo il nostro risotto, burro, parmigiano abbondante, così incontra poi il sapore del formaggio Monte e quindi la particolarità dell'uovo. Spegniamo il fuoco. Cari amici, ho aggiunto l'uovo per rispettare la tradizione dell'uovo asparagi che siamo abituati a portare nelle nostre tavole nel periodo di aprile. E voilà, risotto al centro, ben mantecato, mantenuto all'onda. Riprendiamo il colore dell'asparago con del prezzemolo. Pepe macina. E se vogliamo, un filo di extraverde. Voilà. La delicatezza di questa ricetta prosegue anche nell'abbinamento con il vino e nel caffè. Allora, innanzitutto, che rosso ci mettiamo insieme? Cantina di Negrar, linea Domini Veneti, un bel Valpolicella classico, un vino fresco beverino che sposa bene il sapore erbaceo del nostro asparago. Il caffè ora, stiamo imparando a conoscere l'arabica selezione top, questo mix di provenienze diverse. Oggi che perla ci racconti? Naturalmente Pellini Top, aroma profumato e raffinato, sapore dolce e delicato. Questo naturalmente è il mio consiglio, da assaggiare tassativamente senza zucchero per capire e cogliere anche i sapori di cioccolato, di miele e di frutta. E allora brindisi d'obbligo, cin cin, sinfonia compiuta, Villa Castion di Costermano, dove vi aspettiamo la settimana prossima. Arrivederci.
particolare e inconfondibile. Luciano Centomo Arredamenti. L'uomo mobile è solo a Grezzana di Verona. I Cantina di Negrar vi ringraziano per l'ascolto.